non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di bravo. Aveva fretta di tornare Stefano Mancinelli, per tornare a capitanare quella nazionale che tanto ama. Per lui, in questi 5 mesi lontano dai campi, si era parlato di Sassari, Venezia, Pesaro e addirittura la squadra campione d'Italia, la tanto odiata Siena. Ma qui è arrivata la decisione forse scomoda, sorprendente, ma sicuramente inattesa, di andare a giocare a Cantù, a sostituire il figlio al prodigo partente, Manu Csarmarkovics. Una scommessa per Mancinelli, a cui sicuramente non interesseranno i fischi che tutto il Mediolanum Forum gli dedicherà, diciamo così, alle imminenti Final Eight di Coppa Italia che si terranno proprio a Milano. E chissà che il destino non lo voglia protagonista proprio nella semifinale contro chi, in estate, lo aveva brutalmente scaricato. Perché in lui c'è solo la voglia di dimostrare al suo nuovo pubblico di essere ancora quel giocatore libero in campo e fuori, che nella fantastica estate azzurra ha trascinato i compagni alla qualificazione proprio a quegli europei a cui lui non vuole assolutamente mancare. Ha già esordito Stefano Mancinelli con la nuova maglia, la maglia di Cantù, davanti al pubblico del Pianella, davanti al pubblico brianzolo, nella partita di domenica, proprio di 2 giorni fa, contro la Dinamo Sassari, dando un contributo importante e solido alla sua nuova squadra, con ben 10 punti messi a referto e tanta intensità, sia difensiva sia offensiva, quasi da non far rimpiangere quel giocatore che proprio è andato a sostituire, giocatore presente sulle tribune, e a cui il pubblico del Pianella ha dedicato un'autentica ovazione. Ma Mancinelli ha questo compito, farlo dimenticare, se fosse possibile, ai tifosi canturini. Sono stati lunghi 5 mesi senza di lui sui campi. Voleva continuare a lavorare, allenarsi, ma solo per avere la forma fisica migliore a questo momento, il momento del suo ritorno, e per non far rimpiangere se stesso su tutti i campi come se non avesse mai smesso di giocare. Bentornato Stefano Mancinelli, ti aspettiamo protagonista in una nuova e speriamo fantastica